Allora, eccoci questo pomeriggio al campo comunale di Coringa e siamo quasi a pochi giorni dall'inizio del campionato che inizierà il 19 settembre, quindi campionato 2010-2011. Abbiamo il piacere di avere il mister della squadra, della nuova Coringa, Lorenzo Baroni, che allena ormai la squadra da 1 anno e mezzo. E vorremmo chiedere appunto all'allenatore le prospettive per quest'anno. Penso che i giocatori siano abbastanza quotati, siano abbastanza forti e quindi ci saranno delle prospettive sicuramente. Ci sono delle buone prospettive, cercheremo di fare un buon campionato, la società ha fatto di tutto per allestire una squadra valida e abbiamo come obiettivo almeno la conquista dei playoff. Certamente sappiamo che non è difficile, che non è facile perché ci sono delle bellissime realtà che stanno cercando di emergere pure. E obiettivamente anche in fase di calciomercato abbiamo avuto purtroppo alcune defaianze, nel senso che non siamo riusciti a colmare il fatto di avere una buona rosa di 93, che come sappiamo sono importantissimi perché devono giocare due in squadra, quindi avendo pochi e 93 è già un piccolo handicap che abbiamo. Comunque, diciamo, tutto sommato la squadra è costituita da un buon gruppo con della gente esperta che ormai fa da tanti anni questi campionati e contiamo sicuramente di arrivare tra le prime posizioni. Certo, il primo posto È un punto è un punto interrogativo perché interrogativo. anche altre squadre tipo San Calogero hanno allestito squadre di un certo spessore, quindi la stessa proprio Catanzaro che andiamo a affrontare domenica è una squadra di spessore, senza contare l'altra squadra del Real Catanzaro, il Badolato che ha fatto un'ottima squadra, il Filogasso che viene da un secondo posto, quindi sarà un campionato molto difficile dove saranno molto importanti curare soprattutto i particolari. Un'altra domanda, la nuova Coringa ha una grossa responsabilità. Responsabilità in che senso? Nel senso che ormai è rimasta l'unica squadra sul campo, ecco, proprio si può dire sul campo, perché le altre due squadre di Acconia, pur essendo in prima categoria, hanno preferito non affrontare il campionato per motivi a noi non noti. Quindi una responsabilità, quindi tutta Coringa sarà con voi. Sì, tutto il comprensorio sicuramente di Coringa, spero che vengano tutti allo stadio per vedere le partite. San Pietramaida, Acconia, Coringa rappresentano un vasto comprensorio, speriamo quindi di essere sostenuti dal grosso pubblico, ecco, speriamo questo. Certamente sappiamo benissimo che i risultati sono fondamentali nel calcio, se ci sono quelli tutto diventa più facile, la gente viene con entusiasmo allo stadio. Purtroppo quando i risultati non vengono c'è sempre malumore, quindi sappiamo benissimo come funziona nel mondo del calcio, quindi la nostra speranza è quella di fare bene e di cercare di coinvolgere più persone possibile per dare delle belle soddisfazioni a questo grosso comprensorio. Un'ultima domanda e poi lo lasciamo all'allenamento, vedo già i giocatori pronti, attendono solo il mister. Un'ultima domanda, il campo, fattore, il nostro campo, come può essere definito? Ottimo, buono o punto interrogativo? Punto interrogativo, perché sinceramente è un campo che è vecchio, con un terreno, diciamo così, poco propenso a sopportare quando la pioggia, poco propenso a quando c'è il sole cocente perché si indurisce in maniera sembra asfalto, mentre quando c'è la pioggia diventa completamente un pantano. Una squadra come la nostra, che ha, diciamo, gente anche che sa giocare la palla, sicuramente è un handicap. Certamente ci alleniamo sempre qua, siamo sempre qua sul campo, quindi diciamo che avremo delle difficoltà, ma ce l'avranno pure anche gli avversari, anche se per loro, diciamo, sarà più facile venire qui a fare partite più difensive, con spazi più stretti, campo che non permette una facilità di passaggio tanto, tanto semplice, quindi forse saranno avvantaggiate proprio loro.
Ringraziamo il mister Baroni, Lorenzo Baroni, di questa intervista e auguriamo a lui e alla squadra un in bocca al lupo per questo campionato. Comunque ci risentiremo in altre occasioni. Grazie di tutto.